Allora ragazzi, come avete capito dal titolo, oggi andiamo a fare un esperimento di quelli proprio che aspettavamo da tempo, tutti quanti aspettavamo da tempo. E se lo spacchi? E se lo spacchi sono danni. Come sapete non mi metto a spiegare io tante cose, ok? Quindi andrò a volare semplicemente e dirvi secondo me come funziona. Ma il fazzoletto che glielo diamo, così se solo spacca, almeno se piange può anche asciugarsi le lacrime. Se volete sapere le chicche di ogni particolare di questo drone, cambiate video, andate sul canale di Insta. Oh, grazie, esatto. Anche su Frank, se volete vedere i pezzi di ricambio. Quindi no, per le specifiche vere andate sul suo e noi andiamo semplicemente a farci una volatina così da divertimento e vediamo che succede. E vi spiego a grandi linee, questo qua è il drone, abbiamo la camera che è un 4K a 60 fps a quanto pare, da il pitch praticamente stabilizzato, eccolo qua. Sembra che sia solo il pitch, il roll è fisso e anche lo yaw è montato comunque su dei piccoli ammortizzatori che magari tolgono un po' le vibrazioni. Motori non si sa cosa sono DJI, le eliche sono quelle, non quelle di tutti i droni, ma sono le eliche praticamente quelle incastro che vengono usate un po' su tutti i droni DJI. Qua sotto abbiamo l'incastro della batteria, con alcuni sensori che non sappiamo a cosa servano. Ma lo andremo a scoprire. Passiamo subito alla radio. La radio è praticamente una radio di DJI. Qua abbiamo dei pulsanti che non sappiamo cosa sono. Start e stop sicuramente fanno girare l'elico e armare. Qua abbiamo un pulsante fotoregistrazione, tre pulsanti di qua, altri tre switch di qua, pulsante con, cosa c'è? Home, return to home o pausa. Qua abbiamo uno slider magari per regolare l'angolazione, antennino. Niente di più, qua abbiamo un tasto C1 che non so cosa voglia dire. La cosa che fa un po' ridere è che in realtà non ho neanche visto il manuale, perché è uscito praticamente 20 minuti fa questo drone. Allora, mi stavi spiegando prima, giusto a grandi linee, un'infarinatura per poter fare un volo. Un volo in manuale, senza grandi funzioni. Ok. Allora, manuale innanzitutto, quando accendi la radio, adesso ho aperto la radio dietro per, sì, per andare a modificare gli stick, bisogna aprire qua dietro e andare a avvitare le viti posteriori. Allora, manuale, innanzitutto quando si posiziona il drone a terra bisogna partire sempre in N e poi passare nella versione manuale, ok? Ok, quindi il manuale, quindi, sarebbe M. Se accendiamo tutto e restiamo in M, lui non parte, non arma. Okay. Quindi dobbiamo accendere, portarlo in N e poi andare in M. Ok, perfetto. Il gas lo si porta al minimo, adesso sono in mod 2, sì, quindi porti al minimo il gas. Selezioni questo tasto qua due volte, okay, doppio clic e lui arma i motori. Ok, okay, perfetto. Poi per quanto riguarda l'inclinazione della camera, hai la rotellina che ti regola il tilt, quindi tu, sì, vai a regolare i gradi. Ok, quindi tu muovendo quella rotella, come si può vedere, l'inclinazione della camera varia in base alla velocità di percorrenza tu. E la camera in manuale rimane fissa all'angolazione che noi impostiamo, giusto? Sì, 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 resta fissa in questa angolazione qua. Quindi per volare in manuale io metterò manual, sì, armo con questo due, sì, volte, volo come se fosse un drone normale, sì, l'inclinazione della camera me la imposto prima di partire con questo slider, sì, che o anche può, quando sei in volo, per regolarla mentre sei in volo, okay, vai a regolare l'inclinazione. Dopodiché niente, faccio il mio volo e atterro così come tutti quanti, sì, okay. Quindi direi di fare soltanto questo, così siamo sicuri di non far danni poi adesso. Comunque no, non li facciamo. Andiamo a vedere che succede. Allora, provo soltanto a vedere se i comandi coincidono. Ah no, aspetta, devo decidermi l'angolazione della camera. Mm-hmm. Puoi deciderla anche in volo. Mettiamo la 30. Ok. Farò un volo cruise alla fine, eh. Sono curioso di vedere poi come stabilizza.
Sì, diciamo che effettivamente, cioè, si guida poi. Ah, mi dice, mi fa vedere pure dove sono. Sì, ti dà l'on poi. Prova a fare un flippettino. È un po' lentino, eh? Ma questo qua si può regolare? Non lo so. Gira un po' sui rate, ma... Non avrai mai il tuo 5 pollici, eh. Comunque devo essere sincero, non vola, cioè vola bruttissimo a vedere, cioè io spero che quello che stai registrando non sia quello che vedo, o sbaglio? No, non è quello che vedo. Non è stabilizzato quello che io vedo, no. Sugli occhiali, giusto? No, vedi che trema. Appunto. No, dopo il video lo vedrai. Però comunque abbiamo detto 16 minuti di autonomia. La cosa che mi fa vedere la H dove ce l'ho è una figata. Ecco la batteria. Faccio un giro un po' caldo. Diciamo che secondo me comunque se uno vuole fare... Passa di qua? Eh? Passa qua vicino. Andiamo a vedere, ti faccio un orbit, vediamo se come... Non ha tutto sto gas da dire... Non è tutto sto gas da dire adesso... Cioè non grippa, ovviamente, per durare 16 minuti. Però secondo me sta roba qua, se tu ci fai, cioè per dive, montagne, cose varie, ci sta, eh? Sì. Comunque mi sembra consistente l'occhiale, perché adesso mi dice 7, quindi scende gradualmente. Ma tutto sommato... Cioè andiamo, che devo andare là. Sì, andiamo. Scendiamo giù. Questo qua non è bello, eh? Te l'ho detto. Proprio wash a manetta. Sì. Ricordo il doppio flip. Pure con questo. Va bene, ti ringrazio per la sensazione di volo. Sensazione a freddo, prop wash esagerato, vederlo dall'occhiale sembra che vola come i droni di 10 anni fa. Facciamo chiarezza su questa cosa, il drone DJI, come ho detto, vola manuale veramente male, non è assolutamente un drone da poter paragonare ai nostri droni FPV autocostruiti, in quanto un qualsiasi drone con una schedina da 20 euro in manuale volerebbe meglio del drone della DJI. Dir la verità, mi aspettavo meglio, cioè mi aspettavo che il manuale volasse leggero, volasse morbido, ma non volasse così male, ok? Ma comunque è tutto da vedere, perché comunque il tempo passa, sicuramente DJI farà degli aggiornamenti e magari sistemerà queste robe. Cioè il prop wash è ovunque, il drone dagli occhiali si vede che vibra, sembra quei droni maciullati contro le ringhiere e le colonne di cemento, poi utilizzati giorni dopo senza cambiare i motori. Il drone della DJI secondo me può essere comunque in ogni caso un prodotto perfetto per chi vuole cominciare, non si vuole costruire il drone perché non è in grado, perché non ha voglia, vuole comprare un pacchetto già comunque con la trasmissione video digitale che si vede da paura, con un drone che funziona relativamente sicuro, perché comunque sì, vola in manuale male come i droni di 10 anni fa, ma hai comunque la sicurezza delle automazioni della DJI, quindi in caso di pericolo tu torni a casa tranquillamente. Che cosa mi aspettavo io dal drone DJI? Io lo sapevo già, il drone DJI non potrà mai essere un sostituto dei nostri.
ma mi aspettavo un drone che volasse tranquillo, leggero, che avesse un'autonomia comunque maggiore rispetto ai nostri droni, e devo dire che queste cose poi, quando ho effettuato il volo, sono state confermate. Comunque è un drone che ha 16 minuti di autonomia, che vola tranquillo e che vola male sì in manuale, ma poi guardando il video dopo, comunque essendo un video stabilizzato, riusciamo a avere delle buone riprese. Sicuramente è un drone utilizzabilissimo per andare a fare magari long range sulla montagna, volando anche in manuale, perché non si fanno capriole e flip vari, e stare sicuri di avere comunque un prodotto che ha la sicurezza di un prodotto DJI, che è per quanto riguarda il discorso delle automazioni. Quindi in caso di pericolo o di perdita di segnale, cose varie, il drone funzionerà esattamente come un Mavic, ok, con la stessa alla fine affidabilità, ok, e questo non è una cosa da poco. Ma il drone DJI è paragonabile a un drone da long range? Secondo me no. Secondo me no, perché? Perché il drone DJI comunque sia un video stabilizzato, che da quello che ho visto comunque sì, le riprese sono buone, ma secondo me non sarà mai paragonabile a, ad esempio, una GoPro che registra in 4 terzi con un filtro ND con una post-produzione utilizzando Real Steady. Ok, spero che vi sia piaciuto il mio test. Per tutte le funzionalità, ovviamente io non sono andato a scoprirle, ma anche perché a me non interessano. Nel caso fosse interessati a scoprirle, fatemelo sapere nei commenti e farò magari un video dedicato. Lasciate qua sotto un commento e dite la vostra. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi di questo drone. E soprattutto, mi raccomando, non fate casino. Fate sempre i bravi e non fate mai danni. Ciao belli capelli. Non c'ho più i capelli per la prima volta. Non sono più bello come prima.